Ok, Trump è positivo al coronavirus. Questa cosa andrà a influenzare la campagna elettorale di Trump? Andrà a rimandare le elezioni? Farà succedere il finimondo? Accadrà una terza guerra mondiale? Cosa accadrà? Vediamolo in questo video. Ciao ragazzi, io sono Riccardo e sono qua con questo nuovissimo video. In questo video vi vorrei parlare di Donald Trump e del fatto che si è beccato anche lui il coronavirus. E innanzitutto vorrei fare un po' di sarcasmo su questa cosa perché Trump, tu hai detto sin dall'inizio che questo era un virus passeggero, che non sarebbero serviti i vaccini per curarlo, e sfottevi le persone che utilizzavano la mascherina per strada, prendevi in giro tutti gli scienziati che dicevano che questo virus era pericoloso e facevi del sarcasmo su tutto. Vuoi un po' di sarcasmo? Ti sei beccato il coronavirus. E questo, amico mio, si chiama karma. Lo riconosci? È quella cosa che ti colpisce quando tu fai del male a qualcun altro e poi si ripercuote su di te. E il karma colpisce. Comunque, questa cosa andrà a influenzare le elezioni? Potrà cambiare il sorteggio degli americani? Potrebbe addirittura andare ad annullare le elezioni? Vediamo. Beh, innanzitutto c'è da dire che in tutta la storia americana le elezioni non sono mai state rimandate, mai state annullate. Perché questa cosa? Beh, è perché è antidemocratica questa cosa. Perché il cittadino deve avere la possibilità di esprimere la propria opinione. Di conseguenza, per esprimere la propria opinione c'è il diritto al voto. Se il diritto al voto viene meno, è un po' grave la situazione. È molto grave. Perché è molto grave? Beh, perché si entrerebbe in una simil dittatura, per il semplice fatto che se il cittadino non può esprimere il proprio voto, cosa accadrebbe? Beh, il presidente rimarrebbe lo stesso, senza ombra di dubbio, e di conseguenza se dovesse rimanere lo stesso presidente, cosa cambierebbe? Nulla, il cittadino non avrebbe detto il suo pensiero e sarebbe un casino, sarebbe veramente un casino, anche perché moltissimi americani hanno già votato via posta, dato che non potevano presentarsi alle elezioni perché malati. Quindi no, il fatto che il voto venga annullato la vedo come un'ipotesi veramente impossibile, regà. Non è stato annullato in caso di guerre, di pandemie passate, perché dovrebbero annullarlo per il coronavirus? No, non accadrà. Che cosa però accadrà a livello elettorale per i due potenziali presidenti futuri, ovvero per Trump e Biden? Beh, per me le ipotesi sono due. La prima ipotesi è che Trump perda spudoratamente contro Biden per il semplice fatto che ha dovuto annullare, ovviamente, tutti gli eventi futuri che avrebbe dovuto fare per sostenere la sua campagna elettorale. E di conseguenza Biden potrebbe vincere tranquillamente perché Biden, contrariamente a Trump, continuerà la sua campagna elettorale. Quindi già è in vantaggio del 7,3% rispetto a Trump. Non ci vuole molto che vada in vantaggio totalmente, che vinca spudoratamente contro questa persona che è malata e non può fare nulla per difendersi. Quindi la prima possibilità è questa. La seconda possibilità è che Trump vinca. C'è da dire che Trump negli ultimi mesi ha fatto sì che queste elezioni diventassero un po' un reality show, portandole in diretta in TV dove si scannavano su un palco, facendo di tutto. Cioè, queste elezioni sono veramente un reality show. E il fatto che Trump abbia il coronavirus può influenzare le persone a scegliere perché? Perché, regà, le persone sì. Come si dice? C'è una parola apposta. Questa cosa può diventare un dramma. E di conseguenza le persone si affezionano a questa cosa, al fatto che Trump sta male. La possibilità, la prima è ovviamente che Biden vinca a spada tratta, la seconda è che le persone impietosite da questa cosa vadano a votare Trump. E infatti già qui iniziano i complotti, ovvero Trump non è malato, non è malato, sta benissimo, lo sta facendo solo per la propria campagna elettorale, per impietosire la gente e farsi votare di nuovo. Il che spero di no, perché se facesse una cosa del genere, se venisse scoperta, non so quanto farebbe piacere al popolo americano una cosa del genere. Sarebbe veramente grave, quindi spero effettivamente che non sia così, perché se dovesse essere, ragazze, cioè è la fine di Trump, è completamente la fine di Trump. Anche perché da fonti quasi certe arriva la notizia che Trump stia bene adesso, quindi effettivamente potrebbe dire: sì, ho avuto il coronavirus, ma mi è passato, eccetera, eccetera. Che però ricordiamo che Trump è una persona che ha gravi patologie, ovvero ha una patologia cardiopatica, ovvero al cuore, una piccola patologia che però per il coronavirus quella piccola patologia è enorme. Prende l'aspirina per prevenire infarti, e già qua è tanto, e inoltre ha dei problemi a livello, non mi ricordo, ha degli altri problemi comunque, quindi ha vari problemi che però sono tutti problemi che al coronavirus piacciono veramente tanto.
Di conseguenza, com'è possibile che Trump stia benissimo, nonostante tutte queste patologie, quando ci sono ragazzi che con patologie molto meno gravi sono morti? Quindi c'è effettivamente da vedere se è tutta una verità o no. Io spero di sì, credo di sì, non sono un complottista del cavolo che va a dire in giro no, Trump non ha nulla, lo sto facendo solo per la campagna elettorale. Non penso, perché sarebbe un grave svantaggio per lui se venisse scoperto. Però c'è da tenere in considerazione anche questa ipotesi. Comunque, cosa accadrà a livello monetario? Beh, secondo me assolutamente nulla. Nulla di nulla. Quindi, per quanto riguarda l'investire, almeno in questo momento, non dobbiamo preoccuparci. Questa era la mia opinione, spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, lasciate un mi piace, commentate qua sotto dicendomi anche voi la vostra opinione. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, che spero che sarà un video diverso da questo. E detto questo, da Riccardo è tutto, ciao!